Che cos'è un computo metrico e quando ti verrà richiesto? Il computo metrico è un documento che fa parte degli elaborati di progetto per un impianto termico. Nel computo metrico, tu progettista dovrai descrivere i materiali da utilizzare, le componenti da utilizzare, i generatori, le valvole, i tubi, il defangatore. Qualsiasi componente che hai elaborato all'interno del progetto deve essere riportato in questo documento in cui, oltre a descriverne le caratteristiche, dovrai indicare le quantità. Questo computo metrico sarà poi dato in mano agli installatori che lo quoteranno per fare il loro preventivo e attraverso questo preventivo verrà poi scelto l'installatore che eseguirà il lavoro che hai progettato. È un documento importante? Sì, è assolutamente un documento importante, però ti devo dire che io non lo redigo per tutte le tipologie dei progetti. Intanto ti voglio tranquillizzare su una cosa. Tutte le voci che devi inserire all'interno di questo computo metrico ti vengono date solitamente dalle case installatrici. Quando decidi di installare una caldaia, una pompa di calore di una determinata marca piuttosto che di un'altra, è necessario che tu chieda all'azienda che hai deciso di proporre in quel determinato tipo di impianto e di progetto le voci di capitolato. Loro te le daranno e tu non dovrai fare altro che copiare ed incollare queste voci. Ovviamente alcune rimarranno standard, come per esempio il tubo in multistrato, il tubo in rame, il defangatore, una valvola saracinesca. Queste sono voci standard che puoi trovare sia in rete piuttosto che dai produttori delle valvole stesse. Mentre quelle più specifiche del materiale installato, per esempio il generatore per l'acqua calda sanitaria, il tubo del radiante a pavimento, ti verrà fornito dall'azienda che hai deciso di proporre in quel determinato cantiere. Quando redigo il computo metrico? Solitamente non lo redigo quando si tratta di un impianto di un piccolo appartamento, per esempio una caldaia con 4, 5, 6 radiatori, una caldaia con 80-90 metri di pannello radiante a pavimento. Solitamente riesco a fare una tavola talmente precisa che è sufficiente all'installatore per fare il preventivo. Per correttezza ti voglio dire che quando si fa una gara d'appalto e quando l'installatore o il cliente lo richiede, tu progettista sei tenuto a darlo. È vero che più è piccolo l'impianto, più questo documento diventa superfluo se la tua tavola di progetto è ben realizzata e contiene tutte le informazioni e tutti gli specifici componenti che hai pensato per quel determinato progetto. Ci sono dei software gratuiti, a pagamento, oppure puoi realizzarlo su un banale foglio Excel. Come ti ho appena detto, per i piccoli impianti solitamente non lo redigo a meno che non sia il cliente finale a richiedermelo per poter poi fare una gara d'appalto fra più installatori o l'installatore stesso di quel cantiere che me lo chiede per avere una lista materiale più precisa. Quando però parlo di una villa oppure un condominio o impianti particolarmente complessi o difficili, solitamente redigo anche il computo metrico, proprio per fare in modo che l'installatore non abbia margine d'errore sul materiale che ho scelto e deciso di inserire in quel determinato progetto.